Mister Magrini, purtroppo alla fine è arrivata la beffa a pochi minuti dalla fine. Peccato. Ovviamente quando perdi alla fine dispiace sempre, ovviamente. Peccato perché abbiamo perso solo l'ennesimo errore nostro e questo dispiace, però d'altronde gli errori fanno parte della gara. Eravamo, Polidori era un quarto d'ora, 20 minuti, e aveva i crampi e quindi era stanchissimo e non nemmeno, mi arrabbio a volte, però non si può rimproverare perché ecco, doveva magari calciarla subito, perché nel momento di stanchezza, quando sei stanco, evitare di perdere palle così in uscita, che sono poi pericolose e ti compromettono le gare. Però purtroppo eravamo un po' corto dietro, infatti quando ho visto che non avevamo più gamba mi sono messa a 5, ma insomma con poco profitto. Al di là della beffa finale, comunque un Grosseto che ha retto bene il campo. Cosa è mancato magari per andare in vantaggio? Ma a un certo punto nel secondo tempo abbiamo avuto due o tre mezze situazioni pericolose lì dentro l'area, ha calciato lo stesso Polidori una palla pericolosa, Merola, però niente, oggi non eravamo stanchi, era una squadra appesantita dall'ennesima gara e con pochi ricambi, ovviamente un pochino abbiamo accusato, però penso che sia stata tutto sommato una partita molto equilibrata, pochissime occasioni loro, pochissime anche noi, abbiamo costruito poco anche noi. Era una gara da 0-0, peccato perché li commettiamo spesso questi errori e oggi dispiace perché non meritavi di vincere ma nemmeno di perderla la gara. Mister Moscati invece è uscito nel primo tempo, come sta? Non lo so, penso c'ha qualcosa, non so se sia una piccola microfrattura, lo zigomo, qualcosa c'ha, perché non ce la faceva rientrare in campo e ecco, speriamo che anche lui non sia nulla, se no l'ennesimo infortunio sarebbero un po' troppi.